fatto la parte del Leone, questo mi piace sottolinearlo perché è capofila di 14 province. E essere capofila in un progetto di questa importanza, finanziato dai fondi del Fondo Sociale Europeo, non è una cosa proprio da poco, perché bisogna confrontarsi, bisogna lavorare, insomma, c'è una fatica dietro importante. Il progetto Provintegra è un progetto rivolto agli immigrati. Gli immigrati, lo vediamo tutti i giorni sul giornale, sono una presenza sempre più importante nel nostro territorio. Noi dobbiamo prenderci la coscienza di accoglierli e dargli degli strumenti. Il progetto Provintegra va in questa direzione perché in pratica prevede 60 posti per un corso di lingua italiana e di educazione civica. Cioè cerchiamo di dare a chi arriva in Italia una base di conoscenza del linguaggio, e in modo da potersi poi adattare al mondo del lavoro e quindi diventare produttivo, avere i requisiti per avere i permessi di soggiorno, e cerchiamo di dargli anche un po' di coscienza civica per capire quali sono le regole per stare in Italia. È un progetto che appunto è partito e chiuderà il 24 febbraio questo bando per i 60 posti. È un progetto che, oltre ad andare incontro a chi arriva, chi è extracomunitario, chi arriva sul nostro territorio, prevede anche per noi internamente un approfondimento su due tematiche. La prima è capire chi sono questi signori che vengono nel nostro territorio, quindi avere un'idea delle loro esigenze, di dove arrivano, delle loro tipicità, di quello che poi richiederanno, per avere noi una base dati per aiutarli, per poter convivere meglio. La seconda cosa è fare una rete, quindi cercare di capire come integrarci anche tra noi istituzioni, come integrare le politiche di formazione e territoriali legate appunto all'immigrazione e le azioni che poi andremo a fare. Questa è una cosa importante perché spesso facciamo tante azioni simili ma separate, senza integrazione. Abbiamo avuto anche recentemente, nei giorni scorsi, un incontro con Italia Lavoro che prevede anch'essa una raccolta di dati, un database, appunto per integrare sempre di più le politiche con le azioni. Cerchiamo di fare delle cose concrete a favore appunto di questa risorsa che sono gli immigrati sul lavoro. Lascio la parola poi adesso a Sua Eccellenza il Prefetto, che con la Prefettura da sempre sono coinvolti, anche hanno un'azione di primaria nel ruolo della gestione di tutto quello che è il lavoro e anche gli extracomunitari. Quindi ci fa Sì, piacere che sia con noi. no, io ringrazio l'assessore. Effettivamente questo qui è un programma che deve essere motivo di orgoglio sotto tanti profili, per quello che si fa e per quello che si può imparare facendo. Quello che si fa è sostanzialmente, quindi è già un po' il riconoscimento dell'attività che viene svolta. Il fatto che la Spezia sia capofila di un progetto più vasto è già un riconoscimento, ma direi soprattutto è importante per quello che si può imparare da un'esperienza del genere, che è sì italiana ma è anche europeo, quindi le buone pratiche che attraverso questi finanziamenti potranno svilupparsi serviranno giustamente per una comprensione, diciamo, per la definizione di politiche anche più attente a livello europeo. Io credo che poi l'orientamento particolare che è rivolto ai lavoratori stranieri, non tanto in funzione di un'attività che svolgono, anche se evidentemente per le modalità di ingresso che oggi sono in Italia, il lavoratore che accede per la prima volta, che entra per la prima volta in Italia, ha già un contratto di lavoro. Questa è la riforma ed è la disciplina che regola l'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia. Ma direi che è un po' anche, questo può essere un profilo un po' nuovo, cioè quello di creare anche le condizioni per cui il lavoratore che dovesse perdere il lavoro può, attraverso questo empowerment, questo potenziamento delle sue capacità, possa ricollocarsi. Quindi può essere, secondo me, un'esperienza anche nuova per i centri per l'impiego, per le strutture deputate alle politiche attive del lavoro, per confrontarsi con un mondo, quello degli stranieri, in modo proattivo, cioè andare incontro, conoscere quali sono le esigenze e quindi mettere in campo quegli strumenti per poterli ricollocare. I lavoratori stranieri partono da una condizione più sfavorevole, che una volta caratterizzava anche tanti italiani, e cioè la lingua. La difficoltà del linguaggio sicuramente può essere un ostacolo anche al ricollocamento. Se non lo è nel momento in cui si entra, quindi si ha il primo contratto di lavoro, può diventarlo nel momento in cui
vai a ricollocarti, devi in qualche modo anche far apprezzare le tue competenze anche soltanto in un colloquio di lavoro. Quindi credo che mettere insieme queste due cose sia utile, possa essere utile per gli stranieri, ma è sicuramente utile per la provincia, che in questo modo può sviluppare meglio queste buone pratiche, e credo che sia buono per tutti, perché io ho detto, può essere anche uno strumento di prevenzione dell'irregolarità, che è fonte anche di problemi di altro tipo. Io naturalmente aggiungo poco, ripeto la soddisfazione da parte della provincia, che credo sia una soddisfazione al territorio, perché questo è ad oggi il più importante e il più significativo dei progetti in Italia, dei progetti in capo al Ministero, perché sono fondi europei ma che transitano attraverso il Ministero. I soldi alla provincia come coordinatrice di questo progetto nazionale sono stati dati dal Ministero. Quindi il ruolo è riconosciuto lì, non è la partecipazione a un bando, ma il riconoscimento di un ruolo attraverso UPI, provincia italiana, la provincia di Spezia, per l'esperienza. Questo ruolo ci è stato riconosciuto per l'esperienza che abbiamo maturato su questo tema in passato. Sostanzialmente siamo stati protagonisti di un progetto chiamato MESUR, quello era un progetto che avevamo insieme ad altre province, Parma, Siracusa, partecipato a un bando, abbiamo coinvolto al Ministero, raccontato e rendicontato quell'esperienza significativa con la quale abbiamo provato a mettere a dialogo il sistema dei centri per l'impiego del nostro territorio abbiamo provato a farli dialogare con il sistema vigente nei paesi della riva sud del Mediterraneo, con l'area del Maghreb. E quindi a seguito di quell'esperienza ritenuta positiva il Ministero ha valutato questa cosa. Dentro questo progetto, che come è stato detto insomma, si riferisce soprattutto alle persone occupate e inoccupate, insomma, quindi con questa azione di accompagnamento al lavoro, c'è questo aspetto naturalmente la darà lì, che fra l'altro è coerente con ciò che prevede il decreto sulla sicurezza, che dice che anche in occasione di rinnovo di permesso di soggiorno, perché se un lavoratore diventa inoccupato automaticamente, tra l'altro per poter avere il rinnovo deve sostenere l'esame di lingua italiana, che diventa un dato importante. Però insieme con la prefettura stiamo partecipando al bando, insomma, che speriamo, insomma, sempre al Ministero dell'Interno, di avere rifinanziato relativo al progetto che abbiamo svolto lo scorso anno, che è il progetto Territorio Solidale, col quale ci siamo rivolti anche lì a rispondere alla domanda che favorisca il ricongiungimento familiare degli immigrati che sono qua e l'accompagnamento scolastico ai figli di quelli che vengono, perché hanno una condizione di ritardo dovuta soprattutto alla non conoscenza della lingua, che è stato ha rendicontato un risultato straordinario con tutti i soggetti. Questo è un progetto gestito, coordinato da provincia e prefettura insieme agli altri soggetti sociali, che sono sostanzialmente i centri, i distretti sociali presenti sul territorio, e poi si affida al sistema della cooperazione presente, una serie di professionalità che messe a sistema ci consentono di rendere nel nostro territorio, lo diciamo con un po' d'orgoglio, il mondo degli immigrati vicino al sistema delle istituzioni. Posso fare un'ultima di ringraziamenti, perché a questo progetto ci hanno lavorato tanto, quindi vorrei ringraziare la prefettura perché c'è sempre, ci dà un appoggio che insomma non è scontato, soprattutto su questi temi ci troviamo veramente sempre a fianco, ma vorrei ringraziare chi ci ha lavorato, quindi l'ufficio dottor Casarino, dottor Bonate, dottor Sardanello e i centri per l'impiego, che si troveranno poi a dover invece affrontare la gestione poi di quelli che saranno veramente le operazioni sul territorio. I centri per l'impiego lavorano, hanno questa schiera di psicologi che provvederanno poi a fare la mappatura di chi va a chiedere appunto le prestazioni del centro per l'impiego e a fare integrazioni e l'incrocio tra domanda e offerta, cercheranno di inserire i lavoratori poi sul mondo del mercato, gli inoccupati oppure comunque a svolgere l'azione di tutela durante il percorso del lavoro.